Play. Ciao a tutti squali e pesciolini, sono Mami TT dell'Italian Sharks e vi do il benvenuto in questo nuovo episodio domenicale. Come è stato per venerdì, mi scuso se vi aspettavate Ark Survival Evolved. Oggi era il giorno di Ark in Coop, mi dispiace. Purtroppo, per lo stesso motivo per cui venerdì non ho registrato Ark Pokémon Evolved, perché sono in fiera per lavoro, insomma, quindi in questi giorni, mentre voi state guardando il video, io sono in fiera, era la settimana scorsa. Mi sto confondendo la mente perché non capisco più niente, sto registrando troppi video in poco tempo. Comunque, non ho il tempo di registrare un video di Ark Survival Evolved, e visto che questo gioco è una tipologia di gioco che mi piace un casino e che era da tempo che stavo cercando, ho pensato di proporvi un video. E anche in questo caso, come è stato per venerdì, non sostituirà assolutamente Ark Survival Evolved della domenica, bensì potrebbe nascere una nuova serie, ma questo lo dovete decidere voi scrivendomi nei commenti hashtag lo vogliamo. Tra questo e Northgard, solo uno dei due farà partire una nuova serie, quindi fatemi sapere la vostra preferenza. Anche se avete già scritto su Northgard che volete quella serie, non fa niente, scrivete anche qui, parlatemi, scrivetemi, dimostratemi quando volete, lo sapete fare, dimostratevi quale vi piace di più. Quindi potrebbe nascere una nuova serie se vi piace. Qua siamo su No Man's Sky, ragazzi, è un gioco fantastico, un open world survival nello spazio, o meglio nello spazio, anziché generare tipo Minecraft, tipo gli altri open world, tranne Ark, perché il mondo di Ark non è generato in maniera procedurale ma è una mappa fissa. Qui i mondi sono generati in maniera procedurale, avete capito bene, i mondi. Questo significa che avremo non so quanti pianeti, cioè noi avremo un universo da colonizzare. Ci saranno creature da domesticare, ci saranno pianeti da esplorare, caverne, veicoli spaziali, veicoli a quattro ruote, camion, tir, aerei, cacciabombardieri, trick e track, capodanni, pepe. Cioè, vabbè, mi sono fatto prendere un attimo la mano. Insomma, ci sarà un po' di tutto. Allora, io è la prima volta che lo accendo, quindi non ci ho proprio giocato, non so assolutamente niente, quindi vedrete un gameplay proprio di me con i primi approcci a questo gioco. Spero di non morire malissimo, e stavo pensando di giocare in modalità permadeath. Non so se far la pazzia, perché le modalità sono quattro, la creative la scartiamo, che è la modalità... No, cioè creative, la sapete. Poi c'è normal, survival e permadeath. Normal sarebbe la base, il survival base. Poi c'è survival che è un attimino più difficile. Permadeath che è se muori perdi tutto, cioè non ti risvegli più, cioè fine, caput, distruggi. Potrebbe essere carino, però potrebbe finire la serie direttamente in questo episodio, non saprei. Ragazzi, faccio permadeath perché voglio proprio simulare come se io stessi nello spazio, come se stessi rischiando la mia vera vita. E se finisce la serie già in questo episodio, non vi preoccupate, se la serie va avanti comincerò in un'altra modalità un attimino più semplice. Quindi vado di permadeath e speriamo ben. Giovane, hold to select and continue. Ah, ok, devo tenere premuto il sinistro. Sì, mi devo un attimo abituare ai comandi. Ah, ok, ora mi viene generato il mondo. Siamo in una galassia infinita. No Man's Sky, fantastico. Stiamo praticamente scegliendo, siamo tipo Dio che stiamo scegliendo in quale pianeta ci andremo a catapultare. No, questo no. E questo no. Ma neanche quest'altro, questo mi fa schifo. Guarda qua. No, quello è brutto. No, neanche quello. No, neanche Nijo. Scusa Dio, sono 5 minuti che sto aspettando, vogliamo far iniziare sto cazzo di episodio, porca di quella paletta, dannazione. Scegli un cazzo di stella, una stella, una galassia, una cosa qualsiasi, mettiti sopra, prendi una cazzo di navicella e buttati dentro, hai rotto il cazzo, porca miseria, è Nora fra un po', cioè, porca di quella porca. Ok, ho scelto dopo 10.000 anni luce e 850.000 miliardi di galassie e pianeti dopo, mi sto inizializzando. Che devo fare? Devo premere... Ah, sì! Ah, hai voglia di aspettare qua che si carica...
shared initialization. Che cazzo hai detto? Ok. Giuro. Ok, mi ha attivato il supporto della vita. Grazie. Così non mi fai morire. Mi ha collegato lo scudo. Ok, dovrebbe essere quello in alto a sinistra. Penso di sì. Invece in basso a sinistra. Ma che cazzo stai preparando? Oh, non sono un computer. Dannazione, sono un cazzo di astronauta. Mi hai caricato le scelte. Ah, l'exosuit dovrebbe essere il pack, il backpack che ho da. Ok, penso che mi abbia caricato tutto. Ok, siamo nella galassia Eulu. Non so neanche pronunciare, oddio. Primo contatto. Sì, posso giocare? No, vabbè. Mi fermo. No, gioca tu, dai. Allora, ok. Il gioco è partito. Io vedo tutto un attimino un po' blu. Non so se è normale. Allora, con le frecce mi muovo. Benissimo. Use jetpack to click. Sì, ok, già sta scendendo la mia protezione. Ah, perché fa freddissimo. Ma che cazzo, sono capitato proprio su un pianeta ghiacciato, scusa. Se sa mai, fammi entrare qui dentro. No, è il tempo che capisco come funziona. Oh, grazie mille. Sì, fuori fa è ghiacciatissimo. Quindi c'è anche la temperatura. E quello in basso a sinistra mi protegge da questa roba. Ok, va bene. You have unremed items to claim. Dove stanno? C'ho degli oggetti. Che cazzo sei? Pure qua i dinosauri di Ark? Ma dannazione. Interact. Ok. You standing. Va bene. Ma non capisco. C'è un messaggio in basso a destra che non riesco. Find your crash starship. Hold to interact. Ok, devo trovare la mia astronave distrutta. Che cazzo devo fare? Questo che cos'è? Estrai naniti. Estraiamo. Ho preso 10 naniti. Non so che cazzo servono. Va bene. Ok, i naniti si scambiano per dei blueprint, dei progetti. Va bene. Voi che cazzo siete? Delle piantine di merda. Allora, teleport. Fammi leggere, dannazione! Se mi cambi i messaggi non leggo una minchia! Oh! Allora, pest. Però Sambiano mi ha capito il gioco, eh. Allora, qualcosa mi dice che se premo X succede qualcosa, ma non so cosa! Porca di quella zozza! Allora, tu sei una sedia. Interagisci con la... Ok, sembri inutile. Tu non puoi interagire. Ok. Tu non puoi fare un cazzo. Ehi, calmini qua, state buoni. Madonna ragazzi, ma che cazzo di gioco mi sono messo a fare io, madonna. C'è un cubo arancione con cui posso interagire? Ok, interagiamo. Oh, mi hanno dato 213 soldi. Sì, le unit sono i soldi. Figo. Dove si vedeva? Si vedevano da qui, ragazzi. Vedete in alto a sinistra. Questi sono i naniti, questi sono i soldi. L'unica cosa che so, del gioco. Giuro. Allora, qua devo andare per forza fuori a rischiare la mia vita. Allora, ci sono. Mamma mia, che freddo che fa. Allora, senti. Qua mi dice di interagire. Salviamo sta roba. Non so che cazzo faccia. Ok. Ho scoperto questo. Use jetpack to climb. Hold to activate. Ok, con lo spazio attivo il jetpack. Va bene. Mo ho salvato questo waypoint, ma che cazzo mi serve? Non lo so. Va bene. Cerchiamo di non morirci. Allora, tu che fai? Accendi e spegni la luce, mi sa. Sì, accendi e spegni la luce. Benissimo. Tu invece? Che cazzo fai? Non servi una minchia? Tu non servi una minchia? Extreme night temperature detected. Eh sì, ho capito. Giovane, io sto in un posto congelato. Voi mi dite di trovare le cose della navicella. Io non so che cazzo. Va bene, grazie. Sei molto gentile. Io qua ci muoio male, male, male. Allora, pensi che qua si possa salire? No, però c'è un jetpack. Se non ricordo male. Oh, sì. Che cazzo ci faccio qui? Oh, che cazzo che è tutta questa luce? Va bene. Isotopo di carbonio. Io devo trovare i resti della mia navicella. Mi sa che c'è qualcosa lì. Anzi no, allora, guardate in alto. Questa è la mia base. Sì, se vado un po' verso destra, in quella direzione c'è qualche altra cosa. Occhio. Stai buonino.
Allora, se non sbaglio, allora, col sinistro, sì, distruggo il carbone e mi piglio gli alberi. Benissimo, il carbone in qualche modo mi serve per non morire ammazzato. Allora, da qualche parte dovrebbero esserci i resti della mia navicella. Che fai tu? Da lì? Niente? Ok, allora da qualche parte di là ci dovrebbero essere i resti della mia navicella. Magari andiamo in una zona un po' meno inospitale. Sì, devo trovare... Ho capito che devo trovare sti resti della navicella. Ma porca miseria, mi avete fatto nascere in un pianeta di merda. Siete dei pezzi di merda. Cioè, ve lo dico. Oh, figo. Qua sotto la caverna non mi fa niente la temperatura. Figo. Mi dice di craftare un recharge shard. Allora, senti, prendiamo dell'iron, che di solito l'iron nei giochi serve sempre. Non so esattamente a cosa, ma serve sempre. Quindi pigliamocelo. Ok, mi sa che si è surriscaldato un attimino l'arma. No, prendimi questo iron. Grazie mille. Vedete, in alto a destra c'è la barra dell'arma che si surriscalda e la potenza è al 42%. Ok, allora scusami, fammi vedere un attimo. No, l'inventario come si apre qua? Ok, il gioco è veramente stronzo perché il tutorial è proprio pezzo di merda, ma in qualche modo me lo dice. Allora, con tab mi fa aprire l'inventario, benissimo, vedete, questo è l'exosuit che dovrebbe essere il mio backpack, praticamente il mio zaino. Poi c'è la starship che sarebbe la navicella e devo riparare questa roba qui. Poi ci sta il mio multitool che sarebbe la pistola che ho in mano. Ok, potrei riparare già questo e questo. Lo scanner e l'analysis visor. Ok, interessante. Però prima di fare questo, quello mi diceva di mettere, andare qui e craftare, transfer element between your starship and exosuit. Ah, ok, posso trasferirli nella nave. Ok, non mi interessa. Allora, se premo E mi apre il menu del crafting. Volevo craftare... Ah, i carit sheet. Sì, vabbè, che me ne faccio dei carit sheet. No, no, grazie. No, dannazione. Qua posso dare dell'energia alla mia tuta che mi protegge con titanium e zinc. E dove cazzo lo trovo il titanium e lo zinc? Porca di quella zozza. Ok, allora penso che andiamo per la... Per ripariamo questo. Come si ripara? Sinistro. Ah, ok, devo tenere sempre premuto. Ok, ora per usarlo con la F, fantastico, e col destro zoom, mitico. Mentre qua ho bisogno di altri 40 di carbon. Ora lo troviamo, non ti preoccupare. Ok, abbiamo il nostro carbone. Riparami lo scanner. Come si usa lo scanner? Con la C. Perfetto. Penso che... Allora, aspettate un attimo, che io ho visto una roba lì da quelle parti. Sì, ho capito, ma hai rotto le palle, hai rotto. È arrivata qualcosa, c'era tipo un messaggio che dava un conto alla rovescia. E c'era qualcosa che arrivava qui. Ok, che cosa è arrivato? Vediamo un po'. Save. Niente di che. Arriva, vedete, mi dice che sta arrivando qualcosa. Ma cosa? Niente, restore point save. Vabbè, mi vado a ricaricare un attimo. Devo trovare sti benedetti pezzi di navicella. Maledizione. Ehi, posso prendere del carbonio da qua. Ok, non lo sapevo. No, scusa, può chiudere la porta, mi fa un attimino freddo, maledizione. Allora, mi sta suggerendo il gioco di utilizzare la C per lanciare lo scanning di qualcosa. Ok, da quelle parti. Allora, c'è il tamium lì che mi serve per ricaricarmi una volta che mi finisce, diciamo, la vita. Là ci sono dei pezzi di astronave. Allora, vado a prendere il tamium lì. Il carbon no, ce ne ho. Ma che cazzo di pianeta strano che mi avete fatto trovare. Ma quanto siete maledetti. Questa che roba è? Tu sei una cosa commestibile? Sei un sparo? Corazen. No, interact. Oh! Ah no, ah, ho bisogno di alcuni guanti speciali. Vabbè, non ce li ho. Andiamo a prendere il taumium che mi serve per ripararmi il sistema di salute. Così, intanto qualcosa. Perfetto, c'ho 15 di taumium. Poi da qualche parte qui avevo visto che c'erano resti della navicella. Sì, non mi rompere il cazzo. Madonna mia, che rompi coglioni che sta signorina. Damaged machinery. Oh, interagisci. E abbiamo trovato i cluster della navicella. Ok.
Allora, mi dice di craftare dell'altro, dei carrot sheet. Penso che crafto sta roba. Che cazzo sto dicendo? Non capisco più niente. Mi state facendo rincoglionire, maledetti alieni. Oh cazzo, oh merda, sta per finire la serie. Corri, pezzo di merda. Lo so, mi si sta distruggendo tutto. Corri. Oh. No. Launch thruster. Sì, aspetta a riparare la roba dell'astronave. Io sto morendo male. Allora, c'è qualcosa che posso riparare? La mia vita si ristora in qualche modo? Quello scudo, come si ripara? Vediamo un po'. Life support. Ti carico? Sì. Con... ok, questo è stato ricaricato. Questo non lo posso ricaricare. Vediamo un po'. Qua posso craftare degli altri carite shit. No, mi manca dell'iron. Pulse engine, launch thruster. Io me ne devo andare da sta merda però. Ragazzi, mi sa che mi sono distrutto lo scudo e non so come cazzo ripararmelo. Devo ritornare alla mia parte. Ma porca, dov'è? No, sto morendo. No. Jetpack depleted. Ah, oppure ma cazzo, mi sta finendo tutto. Ma come? Supporto al 75%. Quello è finito e la protezione dal freddo è finita. Ma mi avete rotto i coglioni? Ma che pianeta di merda, io non ci volevo giocare. Scusi, signora navicella aliena, ma non è che per caso ha visto la mia astronave? Mi sa indicando... No, non se ne vada, per favore, io sono bloccato qui. Nessuno mi sa dire dove cazzo è la mia astronave, ma maledizione. Allora, proviamo ad avventurarci, porca miseria. Allora, da qualche parte ci devono stare i resti della mia cazzo di astronave. Se gentilmente me li può indicare, mi fa un grande favore. Ehi, che cazzo sono sti rumori? Chi cazzo siete voi, mo? F. Ah, F. Con la F, ecco, posso studiare queste specie animali. E mi danno i soldi. Sì, vabbè, ma non è che c'ho molto tempo da perdere a studiarmi le specie animali, poi, eh. Io devo trovare la mia cazzo di astronave, perché qua c'ho un grande problema. Allora, scannerizzami la zona, vediamo se mi trovi qualcosa. Ah, ok, lì ne ho trovato del... Ah, però comunque sembro durare di più. Mi fa piacere questa cosa. Del taumium da queste parti, ottimo direi. Vado a prenderlo, almeno mi posso ripristinare quella parte della mia vita. Che cazzo sei tu? Non mi attacchi? Secondo me mi attacchi, lo sapevo io. Lo sapevo che mi attacchi. Sei un maledetto. Dai. Ok, ho scoperto un'altra cosa, ma mo ci muori. Oh, ma vaffanculo, ma quanto sei stronzo, ma vaffanculo, va. E dove era il taumium? C'è uno strano coso indigeno che mi guarda da quelle parti. Non mi piace per niente. Lei chi cazzo è? Non mi attacca, vero? No. Dai, trovalo. Trova che cazzo è. Ok, ne ho trovato un altro. Ok, lì dovrebbe esserci il taumium. Lei che cazzo è? Un'altra specie strana. Ok, meno male che scappano e non mi attaccano, perché ci mancava solo la gente. No, mi sta attaccando? No, sta scappando. Meno male. Solo che devo trovare un riparo al più presto, perché mi sta per diminuire lo scudo. Quindi prendiamo sta roba qua. Ma io dove cazzo la trovo? La roba dell'astronave. Ma porca. Corri, corri bello, corri. Via, via, corri. Jack, andiamo là sotto quell'altura. Ma porca. Ok, sto morendo male. Sto morendo malissimo. Mi si è distrutto lo scudo. Oh, sì, fermi. Ho trovato una zona in cui mi posso fermare. No, dov'era? Dove cazzo era la zona? Qua. No. Dove cacchio era? Oh. Fermo qua, non ti muovere per una mezz'oretta, va? Madonna mia. Allora, veramente ragazzi, mi rimane solo da trovare la mia navicella per ripararla, perché sono riuscito a prendermi tutti i pezzi che mi mancavano e a craftare i... come si chiamano? I pezzi di metallo per fare la riparazione. Ma se non trovo la dannata navicella, non posso fare una beniamata ceppa. Ma con questo problema del freddo faccio fatica. Cerca, che cos'è sta roba? Oh, Atlas required. Non ce l'ho, non c'ho una minchia. Lo volete capire che sono un alieno caduto su un pianeta del cazzo ghiacciato, tra l'altro. Vediamo se dall'alto vedo qualcosa. Di là sotto c'è solo la mia base. Non vedo nient'altro. Non riesco a trovare la navicella. Non è che di qua c'è qualcosa?
Non è che mi fai trovare una navicella, per favore. Ok, ho trovato una scatola che mi darà della tecnologia e mi ha dato un Geek Calm, un iPod ho trovato, che non mi dà niente. Benissimo. Qui in questa zona mi posso riparare, per favore? Penso di sì. Penso che mi fate riparare qui. No? Manco per il cazzo. Vabbè, io mi piglio sto Tamium, che non si sa mai, che qua la vedo veramente dura. E vado a trovare un'altra zona in cui ripararmi. Ok, mi sono ricaricato. Allora, se vedete in alto c'è una cavolo di icona bianca che ha la forma di un'astronave. E penso che andrò in quella direzione lì. Penso che sia la soluzione migliore, perché l'altra icona, vedete, se mi giro di là mi fa vedere la base. No, io devo andare verso l'astronave prendendo tutto il Tamium possibile e avendo capito che ci sono delle aree in cui mi posso riparare. Comunque sono veramente un coglione. In un gioco survival comincio alla difficoltà mega estrema. Ma che cazzo mi è saltato in mente? Ma quanto... Vi state divertendo che sto bestemmiando come il turco, eh? Allora, la mia astronave dice che a 11 minuti qua proprio di fronte a me, vedete al centro dello schermo, c'è Your Starship. 11 minuti, ma voi state scherzando? No, ehi, mi sta scendendo il coso. No, stabilizzati. Stabilizza la temperatura. Oh, pezzo di maledetto. Dai. Si stava stabilizzando prima. Oh, fermo, non ti muovere. Ricaricati. Maledizione. Ok, ragazzi, sta finendo veramente male. Non riesco a trovare un'altra cazzo di zona in cui ripararmi. Fa freddissimo. Eh sì, shield down, mi sta distruggendo tutto sto coso. Ho capito. E come ti ricarico? Se me lo dici lo faccio. Non è che non lo voglio fare. Pezzo di merda. E non c'ho niente per con cui ricaricarti. Dannazione, maledetto. Ragazzi, sto perdendo tutti gli scudi che stanno in alto a sinistra. Che cosa è successo? Ok, sono morto malissimo. Ma proprio male, 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 male. E ho perso tutto. Ok, ragazzi, spero che come primo episodio non sia troppo tremendo. Penso che l'Extreme Challenge non è proprio il massimo, soprattutto se non conosci il gioco. Comunque, in ogni caso, fatemi sapere nei commenti. Io vi ringrazio per avermi visto fin qui. Se siete arrivati fin qui, lasciate un like, commentate, condividete per sostenere il canale, il video e la serie. E se siete arrivati fin qui, scrivete hashtag dannato freddo, hashtag dannato freddo. Ci vediamo nel prossimo episodio della settimana prossima. Un saluto, scherzando a tutti. Ciao!